Pace, grazie e buongiorno a tutti. Una sorella che non nomineremo dice: buongiorno, scrivo perché mi piacerebbe sapere la tua visione su una coppia che non ha figli. Non che non desiderano un figlio, ma che non arriva. Spesso il pensiero va verso: non ho abbastanza fede, oppure sarà la volontà di Dio. Poi mi dico: Dio è buono ed esaudirà il mio desiderio. Forse quando si è troppo coinvolti si va in confusione. Se vorrà rispondere ne sarei felice. Cara sorella, che non nomineremo, che bello sarebbe se avessi una risposta del tipo: devi solo credere di più. Oppure: qualsiasi cosa chiedi nel suo nome, Gesù te la darà. O anche: esaminati bene e vedi se non c'è peccato nella tua vita, e poi ne riparliamo. Ma purtroppo, siccome non sopporto il religionismo e tutte le sue diramazioni, una risposta così non ce l'ho. Le tue sono domande che l'uomo si è fatto fin dall'inizio dei tempi. Perché prego, prego, prego e prego, e sembra che Dio non mi ascolti? Una cosa però so: la prova del suo amore per te, cara sorella, che non nomineremo, non sono le tue preghiere esaudite, ma è la croce. Non so perché alcune volte il miracolo avviene e altre volte no. Una volta ho pregato per una coppia che da 6 anni non concepiva, sterili sia lui che lei. I dottori avevano dato per scontato il fatto che l'adozione sarebbe stata l'unica soluzione. Ma Dio la pensava diversamente. Neanche 2 mesi dopo, una preghiera molto semplice e normale da parte mia, la moglie è rimasta incinta. Adesso hanno 2 figli che ancora oggi i dottori non sanno giustificare. Stessa cosa per altre coppie. La donna con una ciste sulle ovaie formato un pompelmo, a cui il ginecologo aveva assolutamente vietato la gravidanza pena di morte, adesso ha un figlio di 10 anni. La coppia in Europa che aveva chiesto alla mia segretaria di fare da sostituto in preghiera e oggi hanno 3 figli e tante altre. Ma ci sono anche state quelle per le quali ho pregato e ripregato e ripregato ancora. Stesso uomo, stessa fede, stesse mani, e non è successo nulla. Perché? Non lo so, magari lo sapessi. Sai quante lacrime potrei evitare al mondo? Ma no, non lo so. Perché Gesù è sceso nella piscina di Betesda e ha guarito un uomo che neanche se lo aspettava, e non il suo vicino? Perché la donna con l'emorragia ha toccato Gesù senza che neanche lui se ne accorgesse ed è stata guarita, mentre tutti gli altri che in quel momento stavano anche loro toccando Gesù, no? Perché Paolo consiglia a Timoteo di farsi un bicchierino di vino per il suo mal di stomaco invece di pregare per lui? Perché Paolo dice a Timoteo che ha dovuto lasciare un certo Trofimo a Mileto perché era ammalato? Perché? Perché non poteva guarirlo? E dopotutto, come dichiarano i religionisti, Gesù ha detto in Giovanni 14 che faremo opere più grandi di lui, basta credere. No, perdonami, non ho una risposta. E non voglio, come si dice in inglese, suck one up for your convenience, inventarmene una per farti piacere. Ripeto, la croce ha provato oltre qualsiasi ombra di dubbio che Dio ti ama così come sei, che non sei difettosa o mancante nella fede, che Dio desidera la tua gioia, desidera che la tua gioia sia piena e che il suo piano sulla terra per uomini e donne è quello di riprodursi. Non lasciare mai che il religionismo ti condanni in qualsiasi cosa. Leggi ad alta voce Romani 8:1 e personalizzalo. Non c'è dunque più nessuna condanna per me, perché sono in Cristo Gesù. La legge dello Spirito che mi dà vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Amen. Detto questo, l'unica cosa che posso suggerirti è: continua a credere, continua a fidarti di Lui. È un Abba, papà, meravigliosamente buono e desidera la tua felicità. Tutto il resto? Non lo so. Adesso,
a dispetto del raziocinio che è limitato da spazio e tempo, a dispetto dei religionisti che probabilmente mi tireranno delle pietrate, posso chiederti di metterti una mano sul grembo, chiudere gli occhi e ascoltare la preghiera che voglio fare per te e per chiunque altra donna volesse associarsi. Se sei d'accordo con quanto dirò, ti chiedo solo alla fine della mia preghiera di dire amen, grazie Signore. Ok? Chiudi gli occhi. Abba papà meraviglioso, tu conosci la situazione di questa tua figlia che desidera concepire. Spirito di Dio, ti chiedo di soffiare vita nel grembo di questa mia sorella, nel nome di Gesù, e ti ringrazio per questo. Che sia fatta la tua volontà. Amen. Grazie Signore. Ti benedico.